Sempre su Diandra Alessandro Rosica ha aggiunto, è anche amica di Manuela Arcuri. Nel primo pomeriggio di venerdì 23 agosto sull'account Instagram di Temptation Island è stata presentata la prima coppia dell'edizione che andrà in onda a settembre, quella formata da Diandra e Valerio. Pochi istanti dopo, tra le storie di Instagram l'esperto di gossip Alessandro Rosica ha pubblicato una segnalazione su Diandra Pecchioli, è proprietaria di un locale trash a Roma in zona Prati. La segnalazione di Rosica, in seguito al video di presentazione ufficiale della prima coppia di Temptation Island, l'esperto di gossip Rosica ha pubblicato tra le stories una segnalazione sulla 37enne romana, l'anteprima è stata pubblicata 17 minuti fa e so già che Diandra è proprietaria di un mega ristorante trash a Roma in zona Prati. A seguire Rosica ha aggiunto, è amica di Manuela Arcuri, tanto che ha festeggiato il compleanno nel locale di Diandra. Secondo Alessandro Rosica dunque, chi si occupa dei casting di Temptation Island non si è preoccupato ancora una volta di selezionare persone completamente sconosciute al mondo del gossip. In merito a Valerio, l'esperto di gossip ha commentato esprimendo un parere personale, lui sembra la brutta copia di Flavio Briatore, tutto feste in barca, camicia e mocassino. Il video di presentazione della coppia. Il video di presentazione di Diandra e Valerio è stato pubblicato sul profilo Instagram di Temptation Island. La protagonista ha detto di essersi rivolta al programma di Maria De Filippi perché il suo compagno vuole trasferirsi a Brindisi, sua città natale, mentre lei non ha alcuna intenzione di lasciare la capitale. Dal racconto della 37enne è emerso che Diandra, oltre ad essere un medico veterinario, è un'imprenditrice, mentre il suo compagno ha un posto statale a Brindisi e vorrebbe tornare a vivere vicino ai suoi genitori. In chiusura Diandra Pecchioli ha sostenuto che il fidanzato non disdegna affatto la vita fatta di tante agiatezze che conduce grazie a lei. Temptation Island raddoppia, dove e quando vederlo? Per la prima volta nella storia del programma, Temptation Island andrà in onda con una doppia versione, oltre alle puntate di luglio, tornerà infatti a settembre con nuove coppie. Alla conduzione è stato confermato Filippo Bisciglia, ma attualmente non sono stati diffusi i nomi dei tentatori e tentatrici che prenderanno parte al programma. Il docu-reality consiste nel mettere alla prova i sentimenti delle coppie partecipanti per 21 giorni, al termine del percorso, le coppie si troveranno davanti ad un falò per un confronto e dovranno decidere se lasciare il programma insieme oppure separatamente.